Gente cinefila di Movie Player, bentornata a Cult, i film che ci hanno cambiato la vita. Come dice il titolo, ormai lo sapete, questa rubrica parla del cinema che ha lasciato un segno non solo nella storia del cinema, ma anche e soprattutto dentro di noi. E il film di questa settimana, lo dico a titolo puramente personale, è un film speciale, un film che davvero mi ha segnato e che ha creato una specie di diga, un prima e un dopo averlo visto. Ed è un film dal peso iconico enorme, se pensiamo che l'emblema del film, uno dei personaggi del film, quasi un predestinato, è diventata l'icona stessa del mitico studio Ghibli. Ghibli, Ghibli, anche qua ci sono varie scuole di pensiero, chiamatelo come volete, l'importante è che siamo tutti concordi nel celebrare la splendida produzione di questo studio incredibile. E allora risvegliamo il fanciullino interiore che dorme assopito dentro di noi e scopriamo, riscopriamo anzi un po' di meraviglia, di stupore, di entusiasmo, di curiosità e riabbracciamo il mio vicino Totoro. Dal punto di vista di noi occidentali può essere difficile capire quanto e come il personaggio creato da Hayao Miyazaki abbia segnato la cultura popolare nipponica, complice anche, va detto, una distribuzione cinematografica drammaticamente tardiva. Mentre dalle nostre parti la sagoma panciuta di Totoro era nota quasi solo agli appassionati di anime e del celebre autore di Nausicaa e la città incantata, in patria era già amatissimo da bambini e bambine, ovvero, almeno in superficie, il suo pubblico di riferimento. Le ragioni di un successo del genere vanno ricercate principalmente nelle adorabili creature protagoniste, in quelle figure dolci, pacifiche, rassicuranti e accoglienti che popolano la foresta adiacente, la nuova abitazione di Mei e Satsuko. Il tratto di Miyazaki le rende vive e reali, pur nella loro favolistica esistenza. L'artista nipponico ci apre le porte di un mondo a cui non facciamo fatica a credere, una nicchia di magia e innocenza che vogliamo esplorare in un'avventura senza fine. Un mondo in cui il fascino della natura vive armoniosamente a braccetto con l'uomo e con la sua civiltà. Il mio vicino Totoro, come tutti i film dello studio Ghibli, è una vera gioia per gli occhi, grazie ai meravigliosi disegni dei fondali, la cura nel character design e la morbidezza delle animazioni, ma anche per quella purezza e innocenza che scaldano l'animo durante la visione. In questa perla animata la meraviglia è resa attraverso movimenti morbidi, attraverso la curiosità che smuove ogni singola parte del corpo, elettrizzato dalla punta dei piedi sino all'ultimo capello. Insomma, in questo film l'animazione diventa una sensazione. Ogni volta che rivedo Totoro, e fa pensare il fatto che lo chiamiamo Totoro e non il mio vicino Totoro, nel senso che il film è quasi rappresentato dal personaggio, capisco che è davvero un piccolo prodigio, perché è un film sui bambini, per bambini, ma che soprattutto ci mette nella prospettiva dei bambini. Nel senso che noi guardiamo il mondo attraverso gli occhi dei bambini, grazie a questo film. Ed è un esercizio di empatia davvero senza pari. E non è un caso che rivedere questo film da adulto ti ricorda soprattutto una cosa. Ogni volta che una scena ci sembra stucchevole o una bambina persino insopportabile, prendiamo atto di aver perso parte della nostra purezza e che forse un Totoro non ce lo meritiamo più. Secondo me è sempre significativo e importante ricordare che in quell'anno, ovvero il 1988, lo studio Ghibli sforna anche La tomba delle lucciole, film tristissimo che devasta puntualmente le nostre anime e che non fa commuovere e disperare soltanto chi non è provvisto di un cuore. Però perché è importante? Perché il mio vicino Totoro e La tomba delle lucciole in quell'anno svelano quasi le due anime dello studio Ghibli, due anime che venivano a galla e che hanno camminato mano nella mano per tutto il tempo. Da una parte la fantasia sfrenata, ovvero Totoro, e dall'altra un realismo spietato, quello ovviamente della tomba delle lucciole. In Totoro poi sono presenti diversi temi che Miyazaki avrebbe sviluppato negli anni successivi, in particolare quelli relativi alla natura e all'importanza di vivere in comunione e armonia con lei. Un perfetto equilibrio, molto difficile da raggiungere, ma necessario da cercare. Quello che però colpisce di Totoro, e che lo differenzia anche da altre opere di Miyazaki, e la sua positività. La sua costruzione narrativa, incentrata sull'esplorazione e la scoperta, sullo stupore e la meraviglia, piuttosto che su minaccia e contrasto. Le due bambine del film non sono mai spaventate dalle loro scoperte, ma sono sempre eccitate e curiose. Il diverso, in Totoro, non impaurisce, ma incuriosisce, e il pericolo non frena, ma incita. E quindi Totoro è diventato un totem di tutto ciò che Miyazaki avrebbe rappresentato negli anni successivi, e non sorprende che la sua sagoma inconfondibile sia stata scelta da lui e Isao Takahata come logo dello studio Ghibli. E nel caso di Totoro possiamo dire che sì, icone, si nasce.
E adesso qualche curiosità dal backstage. Il film è parzialmente autobiografico e fa riferimento all'infanzia dello stesso Miyazaki, durante la quale sua madre era malata di tubercolosi spinale, proprio come la madre delle due piccole protagoniste. Ma cosa è rimasto del film nell'immaginario collettivo? Beh, in Occidente, e in particolare in Italia, l'impatto di Totoro non è stato dirompente come in patria, anche perché nelle nostre sale è arrivato soltanto nel 2009. Nonostante questo, era comunque noto agli appassionati di anime e ha contribuito a consolidare la passione per questo mondo, ma in Giappone si è imposto come una vera e propria istituzione. Non solo, come detto, la sagoma che diventa il logo dello studio, ma in Giappone tutti conoscono il film, la storia e le sue canzoni. Basti pensare che la canzone Tonari no Totoro, scritta dallo stesso Miyazaki, viene insegnata ai bambini nelle scuole. E adesso è il momento della frase cult, che in un film così ricco dal punto di vista visivo non è facile da trovare, ma secondo me è questa qui, è quasi un piccolo manifesto racchiuso in una frase. Sentiamola. Che albero magnifico. Deve di certo trovarsi qui da un lungo, lunghissimo tempo passato. In tempi passati, alberi e uomini erano buoni amici. È vedendo quest'albero che il papà si è proprio convinto per quella casa. Piacerà sicuramente anche alla mamma, sapete? Su, ringraziamo e torniamo a casa, c'è il pranzo da mangiare. E invece, senza dubbio, senza indugi, la scena cult del mio vicino Totoro è questa. Delicata, sorprendente e magica. La scena che racconta l'apparizione del Totoro alle due bambine alla fermata dell'autobus. I colori della sera, la pioggia e il suono delle gocce sugli ombrelli accolgono l'arrivo dell'essere della foresta che non spaventa le protagoniste né gli spettatori, rivelandosi spontaneo e infantile proprio come le due bambine. Una meraviglia che cresce quando sopraggiunge anche il Gattobus. E se ci pensiamo, il frame di questa scena è diventata davvero iconica, un simbolo della poetica di Hayao Miyazaki. Bene, e anche questa puntata animata, poetica, fanciullesca di Cult, i film che ci hanno cambiato la vita, finisce qui. Voi come sempre fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro rapporto con Totoro e qual è anche il vostro film preferito dello studio Ghibli. Grazie per aver visto il video fin qui, io come sempre vi do appuntamento a martedì prossimo. Ciao!